Benesch fu allievo del grande Masaryk. Ricapitoliamo alcune tappe della sua vita. Con Churchill passa in rivista la legione cecoslovacca. 1943, in America è ricevuto dal presidente Roosevelt. Incontro tra due grandi assertori della democrazia. Parla al Congresso degli Stati Uniti. In piedi i rappresentanti acclamano il discorso di questo insigne europeo. Liberazione della Cecoslovacchia. Fin dall'inverno 43 Benesch aveva firmato con Molotov, Kalinin e Stalin il trattato d'amicizia russo-cecoslovacco. Tornò dopo 7 anni di esilio nella patria liberata. Praga lo accolse in trionfo. La nazione lo volle di nuovo suo presidente. Il popolo fu costernato quando Benesch si dimise nel giugno 48, ritirandosi a Sezimovo Usti. Ora le bandiere si abbassano davanti alla sua bara e i soldati presentano le armi. Piange Praga, piange la Cecoslovacchia. Su un affusto di cannone passa avvolta nella bandiera la salma dell'uomo che nel 38, alla vigilia di Monaco, aveva promesso che un giorno la libertà avrebbe trionfato contro ogni aggressione.